Ciao ragazzi e benvenuti, io sono Antonio e oggi nuovo video a tema Harry Potter e questa settimana vi parlerò di una grandissima novità di Panini che vi avevo già accennato ieri su Instagram e si tratta del nuovissimo manuale di figurine per maghi e streghe, quindi per tutti gli aspiranti maghetti che vogliono intraprendere il loro cammino ad Hogwarts, questo è assolutamente fondamentale. E ragazzi, di cosa si tratta? Si tratta di un mega starter kit che trovate già naturalmente in edicola, ma che trovate anche nel link che vi lascio in info box sul sito di Panini. E ragazzi, in questo mega starter pack ecco che troviamo all'interno, oltre all'album, troviamo ben 3 card giganti da collezione in edizione limitata e poi ben 5 pacchetti di figurine che adesso andremo ad aprire assieme, ma come se non bastasse, ragazzi, oggi apriremo assieme anche un'intera box da 24 pacchetti di figurine, sempre della collezione manuale di figurine per maghi e streghe. Sono super super curioso perché all'interno di questi pacchetti ci sono anche delle figurine speciali, come ad esempio alcune che si illuminano al buio e altre con effetto seta, e quindi sono super curioso di vedere soprattutto queste con effetto setato. Ma intanto andiamo ad aprire questo bel bustone. È stato davvero difficile trattenermi fino ad adesso. Ok, mi sa che ho bisogno del mio fidato bisturi. Eccolo qui, ragazzi, detto fatto, andiamo a sbustare il nostro album e commentiamolo assieme. Intanto qui abbiamo le nuove card, questa con Hagrid, con questo effetto foil, molto molto bello. Ne abbiamo anche una con il professor Piton e un'altra con la locandina del trio della Camera dei Segreti, se non ricordo male. Sono molto molto belle queste card, sono delle cartoline, ecco, sono molto rigide, sono davvero ben fatte, molto molto belle. E poi naturalmente abbiamo anche i pacchetti di figurine che sono tutte diverse. Qui abbiamo ad esempio Voldemort, qui troviamo Ginny o ancora abbiamo il trio al completo. E poi ovviamente abbiamo anche il nostro bellissimo album, eccolo qui, che adesso andremo a sfogliare assieme, e all'interno abbiamo anche un bel poster che adesso andiamo subito a staccare, così vediamo assieme cosa c'è all'interno. Da questa parte abbiamo Harry nella prima lezione di incantesimi con Ron e Hermione, quindi tratto da Harry Potter e la pietra filosofale. E poi dietro ecco che abbiamo Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts e abbiamo un annuario dove troviamo già il nostro trio e dove poi possiamo andare ad attaccare tutti gli altri personaggi. Abbiamo la professoressa Cuman, la McGranitt, Piton, Hagrid, Silente, quindi il corpo docente, e poi abbiamo anche altre figurine di Harry, Hermione e Ron, e sotto alcuni dei compagni di classe più famosi come Neville, Draco, Cedric e Luna. Mentre qui abbiamo uno spazio per incollare una nostra foto e i nostri dati, quindi molto molto carino da appendere in camera, anche da incorniciare volendo una volta completato con le figurine. È davvero una chicca molto molto carina, mi piace tantissimo, quindi super approvato. Ma adesso direi di dare un bel taglio alle chiacchiere e di andare a sbustare tutte queste bustine, scusate il gioco di parole, anche perché ecco qui andiamo ad aprire anche il pacchetto. Abbiamo un gran bel lavoro da fare, guardate quante bustine da aprire assieme, quindi cambiamo inquadratura e cominciamo. Ed eccomi qui pronto ad aprire tutti i nostri bei pacchetti. Qui ho posizionato le 3 card in edizione limitata e direi che non possiamo che cominciare dalla bustina con Harry ed Edwige, così da cominciare il nostro viaggio ad Hogwarts. Quindi vediamo cosa c'è all'interno. Partiamo alla grandissima. Abbiamo trovato lo stemma di Tasso Rosso in questa carta
setata, sembra tessuto, è molto 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 bella. Ma andiamo avanti e vediamo cosa c'è dopo. Qui abbiamo Voldemort e un pezzo della sua bacchetta qui in basso, della bacchetta di Sambuco. E poi abbiamo Harry che prepara le pozioni. Poi questa è la prova del torneo Tre Maghi, dove Neville passa l'alga branchia ad Harry. E poi qui dove troviamo il nostro Harry tutto affumicato. Prossimo pacchetto con Voldemort e vediamo cosa ci riserva il nostro cattivone. Ed ecco qui che abbiamo Harry nella Camera dei Segreti e poi Voldemort di nuovo e il binario 9 3 quarti. Ecco il nostro espresso per Hogwarts pronti ad andare proprio ad Hogwarts con l'arrivo sulle bacchette. La prima lezione di Vitius e andiamo ancora avanti, questa volta con Ginny Weasley e vediamo cosa troviamo. Altra figurina in questo tessuto super super bello e abbiamo Serpeverde questa volta e poi Hagrid e ancora Harry che si trova al club dei duellanti contro Draco e poi abbiamo Neville con un pezzo della sua bacchetta, la figurina è scappata e poi abbiamo questa che è la lezione di pozioni. Pacchetto con il trio già abbastanza cresciutello, ecco qui. Qui abbiamo trovato invece lo stemma di Grifondoro, credo che questo sia quello che invece si illumina al buio e bisogna caricarlo naturalmente con una fonte luminosa. Poi abbiamo questa e in questo caso credo che sia Harry all'interno della grotta dove affronta gli inferi. Altro pacchetto, vediamo cosa troviamo qui questa volta ed ecco che siamo alla lezione di Allock. E poi, wow, questa molto bella. Abbiamo la professoressa McGranitt che racconta agli studenti la storia dei fondatori delle quattro case di Hogwarts. Questa va dritta nella sezione dei Patronus. Abbiamo questo cavallo, questo puledro. E poi abbiamo Harry alle prese col diario di Tom Riddle. E qui abbiamo questa che è una volpe, un altro Patronus. Bustina molto fortunata e andiamo avanti, non perdiamo tempo. Altra figurina speciale. Qui abbiamo il nostro Seamus Finnegan con le sue pozioni esplosive, anche in questo caso figurina metallizzata. E poi altro pezzo della bacchetta di Neville e ancora qui abbiamo il Patronus di Harry. Il trio ancora in fasce è la prima lezione di erbologia. Andiamo con Ron, qui abbiamo il torneo Tre Maghi, è l'ultimo pezzo della bacchetta di Neville, quindi credo di averla già completata. Qua la cerimonia di smistamento, la pozione invecchiante di Fred e George, è la prima lezione di cura delle creature magiche. Adesso ne apriamo una con Silente, credo sia la prima che apriamo con Silente. Fortunati, abbiamo completato, se non ricordo male, tutti gli stemmi. Mancava solamente quello di Corvo Nero, che è la mia casa. E poi troviamo un pezzo della bacchetta di Bellatrix e ancora andando avanti il piccolo Tom Riddle, l'iconica Hermione che prepara la pozione polisucco. E poi abbiamo il professor Lupin che va a catturare il nostro crosta. Ci restano ancora un bel po' di bustine da aprire e sono super super gasato. Ecco qua lezione di pozioni. Qui durante lo studio relativo all'uovo della prova del calice di fuoco e poi questa figurina molto particolare, la prima che troviamo così con i bordi in oro con quattro studenti, quindi abbiamo Draco, Ron, Cedric e Luna, un pezzo della bacchetta di Ron, un pezzo della bacchetta di Hermione,
professor Lupin, abbiamo questo che è un cane che se non sbaglio è il Patronus di Ron e poi sempre il nostro cavallo. Andiamo ancora avanti, vediamo chi troviamo qui. Lezione di Vitius, Harry con la Felix Felicis e questa molto bella, guardate il boccino d'oro, il primo boccino che Harry tiene tra le mani e poi abbiamo Hermione con i suoi problemi di cuore e il nostro trio nel prigioniero di Azkaban. E a proposito di prigioniero di Azkaban, abbiamo questo con il libro Mostro dei Mostri e vediamo cosa ci riserva. Le nostre scale, come sappiamo, alle scale piace cambiare. Abbiamo anche Silente con la sua bacchetta, Club dei Duellanti, la bacchetta originale di Voldemort, quella in osso, e poi Patronus. E andiamo ancora avanti, ragazzi, instancabili. Ecco, il lupo mannaro, questo non l'avevamo ancora trovato. Poi abbiamo Harry e Ron durante il primo anno, lezione di pozioni. Ermione nel bagno di Mirtilla e altra lezione di erbologia con la professoressa Sprite. Pacchetto numero non lo so, ne abbiamo già aperti tantissimi. E abbiamo Serpensortia, quindi Club dei Duellanti, l'altra metà della figurina di Ermione. E poi ancora qui la professoressa McGranit che ci racconta dei fondatori delle case e del basilisco. Abbiamo Professor Piton e Gratta Stinky che ci riporta subito ad Hermione Granger. Ed ecco questa qui fortissima, ragazzi. Ballo del ceppo, Ron che balla con la professoressa McGranit. Bellissima veduta della libreria di Hogwarts. Lezione di erbologia e due card speciali, due figurine speciali. Finnegan e Harry. Harry nella stanza delle necessità durante l'Ordine della Fenice. Ormai riconosco i film soltanto da un frame. Ed ecco qui abbiamo Harry che incontra Firobecco al prigioniero di Azkaban, un'altra figurina diversa di Piton, poi il cigno, abbiamo un altro Patronus. Queste figurine hanno delle parti in rilievo, quindi credo che siano anche queste Glows in the Dark, quindi molto molto belle, le proverò. E poi pozione polisucco e altra figurina di gruppo. Torniamo a Voldemort e qui ecco che abbiamo l'ufficio di Silente, quindi abbiamo fatto anche una panoramica della scuola. Altro pezzo di bacchetta di Voldemort, il professor Hallock e poi abbiamo due figurine speciali. Questa qui che è il Patronus di Aberforth, se non ricordo male, e poi abbiamo anche questa che è la scena della prima lezione di volo. Vediamo se in questo pacchetto c'è qualcosa di nuovo. Abbiamo questa che è la Fenice, il Patronus della Fenice, e questo è il Patronus di Silente, naturalmente. E poi vediamo, abbiamo anche questa che è una figurina speciale con carta e piuma, molto molto bella. Apriamone un'altra. Eccoci qui. Finalmente il libro Mostro dei Mostri. Questo, ragazzi, non poteva mancare. E poi abbiamo quest'altra scena che credo sia o il Ghirigoro o la stanza delle necessità, ma io effettivamente non la ricordo nei film. Molto interessante. Questa veduta della torre di astronomia e poi all'interno la sala comune di Serpeverde è qui l'esercito di Silente. Qui invece ecco che troviamo il professor Quirrell, che non ricordo, Raptor, ecco in italiano, e poi abbiamo questa figurina molto bella, sempre effetto tessuto con Silente, molto molto bella, altre figurine speciali, pacchetto fortunato. Qui abbiamo Fierobecco con Harry ed Hermione, abbiamo Ollivander che guarda la bacchetta, sembra essere quella di Draco, e poi lo stemma di Draco, sempre in tessuto. Pacchetto molto molto fruttuoso. E poi vediamo ancora, Ginny fuori e Ginny dentro, mi vuole proprio male questo pacchetto. Ma abbiamo anche Crosta, che non avevamo ancora trovato,
E poi abbiamo Harry e Voldemort con un pezzo della bacchetta di Sambuco e poi Serpensortia. Strappiamo e apriamo. Ragazzi, che goduria aprire pacchetti di figurine, mi è sempre piaciuto. E troviamo un calderone, strumento che non può mancare ad un mago e ad una strega. Hermione in tessuto. E poi abbiamo anche la Kuman in tessuto. Wow, ragazzi, bellissimo pacchetto. Un Patronus e lezione di erbologia. Speriamo che quest'onda fortunata continui. E abbiamo la Gringot. Abbiamo anche Patronus gatto. E poi abbiamo pozione polisucco e boccino d'oro. Ultimi pacchetti, ne restano soltanto due. Vediamo. Abbiamo lo stemma di Grifondoro. Hermione un po' più giovane, sempre in tessuto, Serpeverde luminoso, sala comune di Serpeverde e poi Lupo Mannaro. Ultima bustina, rullo di tamburi e abbiamo trovato il trio Ron in questa versione, coniglio, Patronus Capra e lezione di volo. Rieccomi di nuovo qui, ragazzi. Che gran faticata è stata aprire tutte quelle bustine, ma è uno sporco lavoro e qualcuno deve pur farlo. Sono davvero super super contento, ci sono davvero delle gran belle figurine e ragazzi, mi piace tantissimo quest'idea che ha avuto Panini di farci affrontare tutto il viaggio dentro la scuola di magia e stregoneria di Hogwarts, quindi dall'arrivo della lettera tra le nostre mani, la lettera di accettazione, fino allo smistamento nelle varie case. Infatti, attraverso l'album affronteremo le varie fasi che uno studente in erba dovrà affrontare per arrivare ad Hogwarts. Quindi arriverà la nostra lettera, avremo le prime cose da portare con noi, poi arriveremo a Diagon Alley dove compreremo i libri, dove compreremo il nostro animale domestico, animale da compagnia, quindi un gufo, un topo, un gatto. Successivamente prenderemo il treno per andare verso Hogwarts e lì ci verrà spiegato quali sono le quattro case nella quale si suddivide la scuola di magia e stregoneria e poi una volta smistati ecco che ci saranno approfondimenti sulle varie materie insegnate ad Hogwarts e mi piace soprattutto tantissimo la parte dedicata alle bacchette, quindi dove andremo a costruire con tre figurine le varie bacchette dei personaggi principali e mi piacciono anche moltissimo sia le figurine setate che anche le quattro case di Hogwarts che si illuminano al buio. Bellissima anche l'idea del poster, ve l'ho già detto, e appunto complimenti a Panini perché mi piace tantissimo questo trovare sempre un nuovo punto di vista per creare delle nuove raccolte, perché non ci soffermiamo solamente ai singoli film, ma in questo caso c'è tutto un nuovo filo conduttore che è quello dell'arrivo a scuola, del primo anno, di tutto il materiale scolastico. E quindi è un modo molto molto interessante anche per dare valore agli oggetti, alle singole cose che sono state realizzate per questi film. Come saprete, cioè, saprete benissimo che io colleziono da anni i prop di Harry Potter e quindi mi fa tantissimo piacere vedere questi oggetti valorizzati e quindi inseriti ad esempio in questa raccolta. Qui già in copertina vediamo il libro Mostro dei Mostri che vedete anche alle mie spalle. Vediamo Edvige, vediamo la lettera di accettazione, la piuma calamaio che vi ho mostrato di recente, quindi sono davvero super super contento di queste collezioni che continuano a mantenere in vita il nostro viaggio, la nostra speranza di ricevere una lettera per Hogwarts e quindi ragazzi non posso che consigliarvi di prendere quest'album, fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate, vi lascio tutti i link sotto in info box, mi raccomando iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace, commentate naturalmente e per qualsiasi informazione mi trovate su Instagram antonio.seria e ragazzi a questo punto io non ho altro da dire se non correte in edicola. Ciao!